Parla tifoso napoletano! Benvenuti ad un altro video dal nostro canale di notizie. Oggi vi portiamo una novità esclusiva che potrebbe toccare il cuore dei napoletani. Il Napoli cerca sempre di migliorare e di portare i migliori risultati, ma sembra che stiamo per affrontare un grande cambiamento nella rosa. Prima di iniziare lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Eccoci qui! Innanzitutto parliamo dello scenario attuale del Napoli. Dopo una stagione ricca di alti e bassi, il consiglio direttivo del club sembra determinato a promuovere una vera rivoluzione. Negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile arrivo di Antonio Conte, un nome che sicuramente alzerebbe il livello della squadra. Tuttavia è emersa una nuova ipotesi che potrebbe sorprendere tutti: Jürgen Klopp, il carismatico ex allenatore del Liverpool. Ma come si è presentata questa possibilità? Secondo il Fatto Quotidiano, il presidente del Napoli è a Ibiza, forse per trattare direttamente con Klopp. Anche se si tratta ancora solo di voci, la notizia ha già suscitato enorme scalpore tra i tifosi e i media sportivi. Quello che sappiamo è che Klopp è alla ricerca di una nuova sfida dopo aver lasciato il Liverpool, e la nazionale italiana potrebbe essere la destinazione ideale per lui. Ora diamo uno sguardo più approfondito al profilo di Jürgen Klopp e a come potrebbe integrarsi al Napoli. Klopp è noto per il suo stile di gioco offensivo e la sua capacità di motivare i giocatori, caratteristiche che potrebbero essere molto utili nella nostra squadra. Il loro modulo tattico preferito è il 4-3-3, un sistema che privilegia il possesso palla e un attacco costante. In questo modo, potrebbe potenziare le prestazioni di giocatori come Victor Osimhen e Lorenzo Insigne, creando un attacco ancora più potente. Inoltre Klopp ha un curriculum invidiabile. Durante la sua permanenza al Liverpool, ha vinto una UEFA Champions League, una Supercoppa Europea, un campionato inglese e una FA Cup. Questi titoli dimostrano che è un allenatore abituato a vincere e che sa gestire la pressione delle grandi partite. La sua esperienza e il suo carisma potrebbero essere proprio ciò di cui il Napoli ha bisogno per fare il salto di qualità e lottare per titoli importanti. D'altro canto, ci sono anche delle sfide da considerare. Lo stipendio di Klopp al Liverpool ammontava a circa 8 milioni di euro, una cifra significativa che potrebbe rappresentare un ostacolo nelle trattative. Inoltre bisognerà convincere l'allenatore che il progetto del Napoli è abbastanza competitivo da attirare il suo interesse. La dirigenza del club dovrà presentare un piano ambizioso e garantire che Klopp disponga delle risorse necessarie per mettere insieme una squadra forte. Altro punto da evidenziare è il paragone con Antonio Conte. Conte è un allenatore con uno stile di gioco più difensivo e pragmatico, che potrebbe portare risultati positivi anche al Napoli. La scelta tra Klopp e Conte dipende però in gran parte dalla filosofia che il consiglio vuole attuare nella squadra. Klopp rappresenta un approccio più offensivo e carismatico, mentre Conte è noto per la sua disciplina tattica e l'efficienza difensiva. E cosa significa questo per i fan? Ebbene, se Klopp verrà davvero al Napoli, ci aspetta un calcio più vivace e offensivo, con partite emozionanti e una squadra che gioca in avanti. Naturalmente questo comporta anche dei rischi, come una maggiore esposizione difensiva, ma la possibilità di vedere il Napoli lottare in testa alla classifica e competere per titoli importanti è qualcosa che entusiasmerà sicuramente qualsiasi tifoso. Ora sentiamo la tua opinione. Cosa ne pensi del possibile approdo di Klopp al Napoli? Preferite lui o Antonio Conte? Lascia i tuoi commenti e partecipa alla discussione. Per noi è molto importante conoscere la tua opinione in modo da poterti offrire contenuti che contano davvero. Insomma, il possibile acquisto di Jürgen Klopp da parte del Napoli è una notizia che promette di smuovere il mercato e gli animi dei tifosi partenopei. Sebbene siano ancora solo voci, la semplice possibilità genera già molte aspettative e speculazioni. Klopp ha il profilo di un allenatore vincente, con uno stile di gioco che potrebbe trasformare il Napoli in una squadra ancora più competitiva e avvincente. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per vedere come si svolgeranno i negoziati. Riuscirà il presidente del Napoli a convincere Klopp ad accettare questa nuova sfida? E come sarà il futuro della nostra squadra con un allenatore di caratura internazionale? Solo il tempo lo dirà, ma una cosa è certa, ci aspettano tantissime emozioni. Allora ragazzi, questo era il nostro video di oggi. Spero che l'analisi ti sia piaciuta e che tu sia entusiasta quanto me di questa possibilità. Non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un like per non perdere nessuna novità sul Napoli. Forza Napoli sempre!